perché tutti i politici che vogliono sostenere questa legge si rifanno al Vaticano? Ma perché vogliono far soffrire le coppie, gli uomini e le donne? Perché c'è questa volontà di sottomissione? Da dove deriva l'origine di questa legge? Prendiamo un passo della Genesi, la Bibbia, il libro che molti stanno esaltando, a cominciare da un presidente del Senato e da un presidente della Camera dei Deputati. Dice la Bibbia, il libro sacro dei cristiani: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Chiusa citazione. Allora, come vedete, i cristiani che hanno un libro che è osceno, pornografico, terrificante come la Bibbia, hanno questo concetto che gli è dato dal loro Dio, dalla loro visione religiosa, del fare partorire con dolore. Sei pronto? Pronto? Sì, ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Veloce. Beh, mi penso che nella circoncisione assistita che ti chiedo che ti dona volontoso, sta che i cinque tusi romani io voglio svestire qui che già si sveste perché vuoi dare a caccia al maiale e vendere a sciame. E ora mi dico che quando ti vengono i romani mi dicono altare, chi è ogni condanna mia? Il discorso è che qua siamo gli amatori più grandi del mondo in Italia. Io voglio aiutare gli amatori, fare in modo che non sia il referendum a favore dell'uno o dell'altro. Il discorso Va è bene, perfetto, semplice, chiarissimo Alessandro, grazie, ciao. Sei pronto? Pronto? Sì, ciao. buongiorno. Io volevo sapere chi è il vostro interlocutore lì in studio che sta dicendo un mucchio di idiozie. Chi è? Perché il Perché? traffico sarà solo lui e la sua Perché? ignoranza vergognosa Assoluto, ma va. sia della politica che Quale della politica? A religione. me interessa sapere la religione, scusa, cosa puoi dire di contrario di quello che ho detto? Ma di contrario, che la Bibbia sia pornografica proprio è un'affermazione Ma di no, un'idiozia e di scusa, un'infamia ma da va? ribaltare lo stomaco. Scusa, dammi la dimostrazione contraria. Io ti ho citato la Bibbia, la Bibbia dice chiaramente una cosa. Ma cosa citi? Ma se neanche i testimoni di Geova non citano in quella Ma maniera. scusa, come allora, Ma tu ti cosa? prendi È un una. libro Scusa, simpatico. tu ti Dai, prendi, state ti zitto. prendi la Bibbia? Una volta, ma va, Ti metto sul prendi radio meglio. la Bibbia? Va bene? Scusa, l'ascoltatore è in diretta, si prende la Bibbia, va a leggere questo passo della Genesi. E di conseguenza potremmo discuterne. Io ho fatto solo una citazione biblica. E chiaramente questo è scritto, e questo lo ripeto. Sei pronto? Sei pronto? Demomo, Sei pronto? Demomo, Cetolis, Pagan, Pray, the Pilgrim Father, where are they? The waves that bring. Va bene. Sì, pronto? 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 Con chi parlo? Pronto? Va bene, l'ho sempre detto. Scusa, se l'insegnante di inglese. Allora sta attento. Sta attento, questa non è una trasmissione di inglese. Se tu vuoi Parlare concretamente di qualcosa. parla, se no, non certo accetto valutazioni sul mio inglese. Sì, Dai. ma non c'era niente di provocatorio Allora, dai, in me. parla a tono, su cosa volevi No, intervenire? oggi ho voglia di parlare inglese perché Va avete bene, fatto allora sentire. chiama una radio inglese per favore, va bene? D'accordo? Ciao. Ciao. Va bene, sì, allora, proseguiamo, appunto questa interruzione era dava la dimostrazione di come certe persone sono incapaci di comprendere di cosa si parla. Sì, pronto? Sì? Pronto? 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 Sei in diretta? Parla pure. Niente, questo ho riattaccato. Allora, torniamo su quella discussione. Dicevamo, la legge 40 sulla fecondazione assistita ha un'origine che è data dalle parole della Bibbia, dagli insegnamenti cristiani. Sei pronto? Dagli insegnamenti cristiani. E chiaramente, quando succede questo, i cristiani che vedono la Bibbia come fonte della parola del loro Dio vanno ad applicare questo concetto. Sei pronto? Pronto? Allora, vanno ad applicarlo praticamente. Quando appunto il libro della Genesi dice moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze e partorirai con dolore figli,
loro lo vanno a applicare concretamente. Abbiamo letto appunto il fatto che una legge impedisce a una donna di avere dei figli sani per poterli allevare. Sì, pronto? Pronto? Pronto, Francesco. Sì, ciao. Scusa, adesso parlo italiano. Sì. Secondo me la ricerca non può essere religiosa, cioè la ricerca soprattutto scientifica che si rivolge alla microbiologia, non può essere religiosa. Può diventarlo, ma non può. Nel momento dell'esperimento e della ricerca non può essere religiosa, se no sai quanti Galileo Galilei ci sarebbero. Ma i quanti ce ne saranno se questa legge rimane? Cioè nel senso che di fatto impedisce qualsiasi ricerca. Sì, ma anche voi vi professate religiosi. Vabbè, non tutte le regioni sono uguali. Va bene, chiamo le soglie. Comunque, io cioè, scusa, convinto... io sai benissimo, se tu ascolti questa trasmissione, sai benissimo come ci orientiamo e qual è la nostra visione, appunto, la nostra impostazione. Sì, ma senti un po', Francesco, si parla tanto di cristiani cattolici, sì. Ma sei convinto che sono pagani cattolici, pagani cristiani? No, i cristiani sono cristiani. No, sono pagani. Ma dai, scusa. Cristianizzati. Ma che cristianizzati? Non hanno nulla di pagano, dai, per favore. Hanno quello, dai, loro si sono appropriati di molti simboli. Non nel senso di paganesimo come pagliordaggine, come comportamento naturale. Ma no, no di comportamento naturale un cristiano non ha assolutamente niente, dai, Francesco, non stiamo scherzando. Sono appropriati di simboli, dei miti, di racconti, di molte altre cose. Di molte altre cose, di conseguenza questo cioè, sì, è un'appropriazione indebita, è un furto, ma... Comunque io in relazione a questo referendum, io sarei per tutti sì, Sì, ma ti dico, l'importante è che uno sia conscio di cosa deve andare a votare e che eserciti il suo diritto di buon cittadino. E certo, non invito la gente a fare azioni, non so... che siano contro il processo naturale delle cose, voglio dire. Ma vedi, il ricorso alla fecondazione assistita è una scelta degli individui, lasciamo all'individuo di scegliere, insomma. Cioè, Però tu non sai una cosa, che le cosiddette cellule staminali sono sostanze che sono state, allora, state usate. Ma sono d'accordo con al di là di questa cosa. Presenti i prodotti cosmetici per le donne, sì. Sono tratte dalla placenta. Sì, esatto. Ed è la placenta umana, perché la placenta animale non serve. Sì, le aziende cosmetiche si diceva che compravano i feti emolienti vivificanti, effettivamente, e però erano cellule staminali, solo che noi conoscevamo allora. Sì, esatto. Ecco, vedi, da 60 anni ci sono le cellule staminali, proprio dalla placenta. Sì. Che i cattolici dicono, sì, ma si tratta di placenta, cioè di staminali adulte, adesso uso sto termine. Sì, ma la scienza progredisce, la scienza è capace di utilizzare meglio le cose. La scienza, secondo me, oggi, visto che sono stati fatti tanti salti anche troppo veloci, dovrebbe essere lasciata totalmente libera e non aver paura di quello. Sì, esatto, ma l'importante è che la coscienza, che le persone siano coscienti della cosa, sì, che abbiano informazione. Esatto. Cioè, ti do pienamente ragione. Perfetto. Perché si va a rischio di programmare una nuova razza superiore, bambini. Ma non c'è, biondi, ma questo rischio non c'è. Questo rischio non esiste, questo rischio. Speriamo. Non esiste. Beh, io se tu lo dici ti faccio i miei migliori auguri. Che grazie. Ciao. Sì, pronto? Pronto? Lasciami parlare. Sì, veloce però, dai. Francesco, mi sembra che vogliono indebolire il potere questi preti, vogliono indebolire il potere di costi. Fate la guerra, come parlasse Francesco, fate la guerra ai matti e dite che è umanitario, così vi giustificate. Tu forse vuoi fare l'uso del potere come preti? Adesso i vecchi vanno tutti in pensione stato sociale, arriva il potere, copi tutti loro, perché ti vuoi indebolire il potere, ti vuoi indebolire. Va bene, chiarissimo Alessandro, chiarissimo, va bene, grazie, ciao. Allora, quello che noi dobbiamo ribadire è questo. Da sempre l'uomo è stato capace di affrontare le cose e non si è fermato di fronte a niente. Negli ultimi 2000 anni abbiamo dovuto lottare contro una oppressione che è il monoteismo, che abbiamo avuto l'esempio di un Galileo Galilei che affermava che la Terra era rotonda, che non portava nessun danno a nessuno, è stato processato per questa sua affermazione. Sei pronto? Ciao Francesco. Ciao. E voi
avviar fuori tutto un po', sì. non so cosa. No, ma di fa- ma ad- ad- capire niente oggi veramente. Sì, ma vedi, addirittura qualcuno che si arrabbia perché li legge la Bibbia, non so cosa. Beh, ma veramente che sei una tendenza da sviar fuori, cioè, sì. Che non si instaure la trasmissione proprio come una linea, diciamo, no. Sì, ma vedi, sai, ricordare che la legge 40 parte della concezione biblica che dice il libro della Genesi: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, esatto. Con dolore partirai figli, è scritto nella Bibbia, mica l'ho scritto io, mica l'ho inserito io. Sì, cioè, appunto, è la loro scelta religiosa. Sì. Mm. E appunto che c'è delle tendenze sistematiche, appunto, perché non vada, gli ultimi giorni non vada avanti. Sì, la gente non si è informata. Esatto. Questa è la loro scelta. Lascio lo spazio io. Grazie. Grazie. Speriamo che venga fuori a telefonare. Grazie, ciao. Sì, no, questo è l'ascoltatore, ha riattaccato. Va bene, ricordo che i numeri telefonici sono 049 700 700 e 049 700 838. La tematica, e richiedo agli ascoltatori di rimanere in tematica, è il referendum sulla fecondazione assistita che si svolge 12 e 13 giugno. Ma come dicevamo, la volontà di imporre sofferenza con la maternità appartiene sempre al monoteismo, da sempre, e non soltanto nel lontano periodo del Medioevo. Io voglio riportare un piccolo capitolo preso da un libro che si chiama E Dio creò la donna, uscito nel 77. E parla dei discorsi alle ostetiche di Pio XII, 1951 e 1956. Scrive Roberta Fossati: nel dopoguerra italiana, in un momento in cui la ricerca scientifica sembrava avviarsi a liberare le donne dal parto doloroso, la Chiesa intervenne esplicitamente. Pio XII, in due famosi discorsi, uno del 1951 rivolto alle ostetriche e uno del 1956 rivolto ai ginecologi docenti di ostetricia, ribadì il no cattolico alle ricerche e alle sperimentazioni del parto in anestesia. Il Papa approvava la ricerca sul parto psicoprofilattico, pur con l'avvertimento che, messo di fronte alla scoperta scientifica del parto senza dolore, il cristiano si guarda bene dall'ammirarla senza riserva o dall'utilizzarla con premura esagerata. Teniamo presente che in questi discorsi venivano rivolti al personale medico e paramedico degli ospedali italiani, molto spesso strettamente legati al mondo ecclesiastico. Possiamo pensare che l'influenza combinata degli assistenti religiosi inseriti nella struttura sanitaria e ginecologi esperti di istruzione cattolica abbiano influito sull'esperienza di maternità delle donne che hanno partorito in tutti questi anni. Il Papa, nei suoi discorsi, sembra molto conscio di tutto ciò. Egli accenna spesso, infatti, alle confidenze che le ostetriche raccolgono dalle giovani spose e dalle giovani madri e ai consigli su cui esse sono richieste. Chi comandasse l'uomo a subire dolose operazioni senza anestesia sarebbe accusato di crudeltà. Affermare che la donna non deve sottrarsi alla sofferenza del parto non pare che abbia suscitato particolare sdegno pubblico. La misoginia che spinge un papa, in accordo con la tradizione, a usare della Bibbia per giustificare la realtà ormai ovvia, ormai naturale, della maternità dolorosa, non è infatti maggiore del generalizzato sadismo sociale che rende di fatto ancora oggi per la donna l'esperienza della procreazione un'esperienza in moltissimi casi di dolore, facendola vivere in condizioni pressoché intollerabili. La motivazione biblica rinforza la cattiva coscienza di una società che non fa nulla per sottrarre il dolore alla donna. Se ne vede, anzi, nella maternità sofferente la condizione stessa di purificazione di una consapevole originaria, di una colpevolezza originaria dovuta al suo sesso, poiché non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole di trasgressione. E queste sono altre parole della Bibbia. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Pronto, sei in diretta, ciao. Ciao. Mario. Parla pure. Mi dispiace averti interrotto. No, io ho finito. Perciò... Interessante quello che stai sì. leggendo. Ripeto, io non voglio neanche entrare tanto nel merito scientifico di questo referendum, però faccio una semplice considerazione, Francesco, che sì, vai pure. L'ipocrisia
è un termine magari attuale, però esisteva già magari 5.000 anni fa o 10.000 anni fa. Però io vorrei ricordare a tutti coloro che stanno ascoltando e che ti disturbano, eccetera, o che pensano di non andare a votare, che alla fine, proprio, la base di tutto, di queste lotte politiche che ci sono clericali, c'è solamente il discorso, Francesco, basato sulla vita, no? Come dire, sì. Non si può intaccare l'embrione, da quello che posso aver capito, perché è vita, almeno dimmi se sbaglio. Perché... No, beh, se loro sostengono che ha lo stesso diritto della donna, in realtà non è assolutamente vero. Esatto. Vabbè, allora io vorrei ricordare a tutti questi, siccome parlano di vita, parlano di diritti dell'embrione, eccetera, che dovrebbero farsi un esame incosciente e pensare che effettivamente nelle loro azioni quotidiane, molti di quelli che non andranno a votare o che voteranno no, stanno facendo delle azioni che sono contrarie alla vita. Sì. Perché se trattano male una persona è contrario alla vita. Se comprano un prodotto sotto costo sapendo che è fabbricato con lo sfruttamento, sono contrari alla vita. Quindi vedi, c'è un'ipocrisia che è proprio impressionante. Volevo fare questa considerazione e ti saluto e ti ascolto. Grazie. Sì, poi la... Francesco, dal fatto che la pensi come vuoi o non la pensi sì, come non vuoi. Sì, non ho nessun problema. Questo è un giudizio di un uomo della strada. Ciao. Benissimo, ciao, ciao. Sì, difatti io vorrei anche ricordare che sarebbe stato bello che la Chiesa Cattolica si fosse pronunciata con la stessa energia a difendere i bambini violentati dai preti pedofili, e sappiamo che i casi sono migliaia. Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Parla pure. Pronto? Sì, sì. Sei in diretta, parla pure. Volevo fare un paio di domande. Innanzitutto ribadisco che astenersi dall'andare a votare è una scelta legittima e costituzionale. Dunque, guarda, non stiamo discutendo questo, stiamo discutendo della origine cristiana della legge 40. Allora, la legge 40 non ha nessuna origine cristiana, in quanto è palesemente anticristiana, ed è stato frutto di una concertazione, mi lasci finire, sì, parlamentare, durata 8 anni. Vabbè. Collaborazione di uno schieramento trasversale politico. E come mai la CEI la difende? No, come no, qui no, no, mi lascio finire, no, per cortesia. No, la CEI non difende questa legge. Scusa, la CEI cerca di sabotare una cosa. Posso finire? Vai pure. La CEI non difende questa legge, la CEI dice se questa legge viene abrogata si torna al far west di prima. Dov'è il far west? È una legge cattolica, perché non lo è assolutamente. È una legge cristiana. Se fosse una legge cristiana, se l'Italia fosse uno Stato integralista, non ci sarebbe l'aborto, non ci sarebbe il divorzio e non ci sarebbe la legge 40, perché verrebbe proibita di per sé la fecondazione artificiale. Ecco bene. La procreazione assistita, prima roba. Poi volevo fare una domanda. Sì. Visto che qua tutti sapete tutto, e siete dei ricercatori esterni. No, avanti, dai. Devi fare la domanda. La domanda è questa. Chi è che ha creato i primi ospedali, visto che la Chiesa promuoverebbe la sofferenza? Beh, guarda che guarda che gli antichi egiziani, i faraoni, prima che arrivasse il cristianesimo, sì, avevano un sistema sanitario migliore di quello che c'era nel Medioevo. Avevano un sistema sanitario pubblico, come gli ospedali di Santa Maria della Misericordia? Avevano un sistema sanitario pubblico. come l'avevano i greci. Come i greci avevano un sistema sanitario? Come l'avevano i romani, anzi addirittura la scienza medica era più progredita presso i romani, presso gli antichi egiziani, che rispetto all'epoca cristiana. Cioè, addirittura. Madonna. Sì. E Galileo cosa ha detto? Che la Terra era rotonda? Sì. Galileo ha detto che la Terra era rotonda? Sì. È stato torturato perché ha detto che la Terra era rotonda. O perché la Terra gira, forse aveva detto. Allora, sta attento. L'inerzia del moto. Sta attento. Per il problema è perché non ha processato per una simile affermazione? Va bene? Perché è stato processato per una simile affermazione? La mia domanda è, sapete cosa ha fatto alla fine Galileo? Alla fine è rimasto cattolico o no? Scusa, voleva andare sul rogo? Voleva andare sul rogo? Sceglieva il rogo come milioni di dollari? Sì. Il rogo per Galileo? Sì. Ma dai. Quante persone sarebbero... Vabbè, questo era riattaccato. Comunque avete sentito un cristiano, ha detto chiaramente che se in Italia ci fosse uno Stato cristiano non ci sarebbe neanche l'aborto, non ci sarebbe neanche la fecondazione assistita, neanche nella misura in cui la legge lo consente, e non ci sarebbe neanche il divorzio. Giustamente questo è un cristiano che si adegua al dettato di Ratzinger, al dettato della Chiesa Cattolica. Se voi pensate che un Ratzinger ha trovato tempo per attaccare le coppie di fatto, che sicuramente non rappresentano un problema, non rappresentano certo un danno per la società, ma rappresentano una necessità, una scelta delle persone, eppure non ha molto alzato la voce per quanto si tratta di parlare di fatti, dei preti pedofili.
quello più eclatante che noi conosciamo è quello che è avvenuto appunto negli Stati Uniti, perché è emerso in maniera drammatica. Però Ratzinger ha detto che un danno per la società sono le coppie di fatto. Io penso che un danno per la società siano maggiormente i preti pedofili e le migliaia e migliaia di bambini violentati. Poi sul discorso sanitario, sei pronto? Sì, sì. Scusa, ma mandiamo in quel posto i preti, non stiamo neanche a parlare di azientaia lì. Siamo noi donne che dobbiamo decidere. Sì, giusto. Ti sporchi, ti mettiamo i poteri. Io capisco, donne, non stai a parlare di possesso. Ciao. Grazie, grazie. Giustamente, la nostra ascoltatrice ci ricorda il diritto delle donne. Pronto? No, purtroppo. Il diritto delle donne a decidere. Ma perché non dovremmo essere noi uomini, noi cittadini a decidere? Ma perché dovrebbe essere per noi un Dio che non è mai esistito? Dovrebbe essere un profeta che non è mai esistito? E questo è significativo. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Francesco, sono Gabriele. Ciao. Allora, lasciamo stare il fatto di chiesa o non chiesa, perché tanto sappiamo che la pensiamo diversamente, però c'è una cosa che in cui la pensiamo uguale. In 35 anni che io accudisco mio figlio, e a dirti la sincera verità, ho passato di cotte e di crude, ma l'ho sempre tenuto con me, l'ho sempre accudito, insomma, non è che... Ho visto cambiare di pensiero tante di quelle persone che prima erano così ineccepibili sui loro giudizi che metà basta. Gente che voleva insegnarmi come dovevo venirne fuori e tutta una serie di cose che disgraziatamente nel momento in cui poi dopo magari tanti anni è toccato a loro sono crollate miseramente. Sicché mi chiedo cos'è che ti fa andare avanti. Allora, la malattia di Giuliano, Francesco, non è visibile con nessuna cosa. Quando le mie sono tutte gravidanze a rischio, tutte. Sai perché c'è Luca? Perché sono andata a farmi la prima visita dopo i 6 mesi. Perché ne era talmente stufa di medici che è andata come è andata, per fortuna, diciamo che è andata bene, ecco. Sì. Allora, c'è una cosa da fare, o aspetti verso il 5° mese, quando sono magari 2 mesi che senti il bambino muovere, 2 o 3 mesi, capisci? Sì. E che diventa una cosa, insomma, è una scelta terribile. Oppure vai subito, come ho fatto io, quando mi hanno detto che ero incinta del terzo figlio e mi hanno detto che le mie gravidanze erano tutte a rischio. A un certo punto sono scelte che solo chi ha provato può capire quanto difficile e doloroso ti spezzano, sono. Ti spezzano. Ci sono tante di quelle ipotesi, tanti di quei ben pensanti al mondo che metà basta. Cosa vuoi che ti dica? Sto referendum andrà come andrà, però visto che anch'io avrei bisogno ormai, cosa vuoi, sono in menopausa, insomma, capito? Ecco, ma a un certo punto avrei bisogno di almeno di capire cosa è successo, perché purtroppo la malattia di Giuliano è rara, ma non è che io abbia avuto l'esclusiva, potrebbe capitare anche a qualche altra coppia anche senza fecondazione assistita. E allora se con la ricerca, se con qualcosa che viene avanti si può capire, si potrà capire che male c'è? A nessuno. Che male c'è di metterci tutto sto integralismo? Se si può togliere la sofferenza a una persona, si deve fare tutto il possibile per togliere la sofferenza. Ci sono un mucchio di persone che per una malattia o per l'altra aspettano qualche ricerca che riesca a toglierle da quel calvario in cui sono. Sì, ma difatti, io sono partito giustamente con quell'articolo per dire: a me non interessa un grande principio, mi interessa la sofferenza di 2 persone. Io posso fare qualcosa per aiutarle. E io devo farlo. Dopo la scelta sarà di chi. Non lo so che problemi di coscienza si pongono, sembra c'è una dietrologia. Perché se la ricerca va avanti, che va avanti anche nella maniera. Maniera sana, perché in fin dei conti le aberrazioni ci sono sempre state. Sì, ma io domando a Mary e Giuseppe che hanno avuto un figlio morto a 7 mesi e l'altro abortito e che sono malati, che vogliono figli, cosa gli diciamo? Che non hanno diritto ad avere un figlio? Sì, perché poi dopo ci eroghiamo proprio il diritto di giudicare. Sì. Non lo so che diritto abbiamo di giudicare le altre persone. Perché dobbiamo giudicare di una loro scelta, di una loro richiesta? Perché glielo devo impedire di vivere felice? Comunque
cosa vuoi che ti dica? Andrà come andrà e... Ma l'importante è che speriamo noi facciamo il nostro dovere. Ecco sì, esatto. Ognuno va bene. Ciao, ti saluto. Grazie, ciao. Anche questa ascoltatrice ha un'esperienza drammatica alle spalle, però dice, se nella nostra possibilità lenire il dolore a qualcuno, cercare di aiutarlo, dobbiamo farlo. Non vedo quale Dio ci deve imporre questa scelta. Certamente i cristiani sono sempre disposti a dire che la gravidanza è una punizione di Dio. Sei pronto? Questo ascoltatore ha rinunciato. Sei pronto? Pronto? Sì, ciao. Pronto, sì. Sì. Senta, dico una cosa, quel signor che gridava prima, io ho una certa età, anche una volta quando volevo comprare il figlio, nonante che avevamo il demonio intorno, perché dovevamo andare, perché prima quando gli predicavo in chiesa, se non ti fai i figli ti andai inferno, e bisognava farne tanti perché se non ti andavi inferno. E dopo fu il figlio, mi fai quello che volevi, prima di andare in chiesa bisognava andare in chiesa, chi ti portasse un familiare, ti aspettava fuori della porta e lui arrivava dal cielo con la stoia, con il vestito bianco, con la benedizione, ti benediva fuori dalla porta della chiesa, poi dopo tu potevi entrare e dopo là, finiva là così e tu potevi andare a messa. Se non c'era questa cosa io non potevo andare in chiesa senza questa benedizione, sì, perché avevo il demonio. Allora prima, se non ti comprai, ti il demonio, e dopo che dovremmo comprare, dovremmo da purgarsi. Esatto. E guarda che mi credo che sia qualche anziana, mi è successo con due figli, prima ho fatta, seconda ho mandato in monaca, non ho fatto più niente. Ste robe qua, che quel bauco che ha telefonato prima, un democristiano, o se non gli era un prete, scusa, Guido, questo qua, queste robe qua, se è scritto sul Vangelo, e hai detto Cristo, o ste leggi e dai a parrocchia, chiesa, cattolica, cosa? Che adesso che è anni che non si più, che ne fa più queste robe. Allora, prima eravamo obbligati a farlo, e avevamo un cervello che guaia, che è sempre l'ossessione, perché ti dice, se non faccio così non posso andare fuori. Adesso mi partorisce dopo 24 ore, corri in macchina e va tutto bene. Beh, affari che... Sì, però se non te andavi, no, non bisognava andare in chiesa, è vero che prassi bisognava fare. Sì, come dei malanti che uno ti fa sotto un braccio e te dovevi andare a benedire fuori della porta della chiesa, con l'acqua santa, Jugavea sottonica, e una candela accesa ti preparava per basso, ti portava in chiesa, allora ti eri purificata. Ma le cose che hai da purificarmi, po'. Esatto, di una cosa naturale. Allora, queste leggi, lui gli ha perso adesso. Dici, vuoi tornare in Rio? Gli ha perso il lavoro, gli ha perso la cosa, e questa è la terza volta. Lui vuole, signori, ha fatto di qualche passo indietro, e adesso gli si rampa, che non altro mi toccherà tornare in Rio di 10 anni, 20, 30. Quando quel parco mi ha detto che l'8 per 1000 bisogna che io demo a chiesa cattolica, perché io demo da mantenere a chiesa, riscaldamento e stipendio dei preti e demo di tutto, e che ha detto se uno tu tira su i soldi 8 per 1000, signore, ha detto bisogna che torniamo in Rio come una volta, sì, che dammi il quartese, chi è a terra, bisogna che ogni mese esatto, ti dai il quartese, ma a terra non guadagna più niente, nessuno lavora, e ora bisogna che tiremo fuori dalla busta per mantenerli. Perché quando gli dice una messa di un morto, 11 euro, e ti dice durante la messa, signore, mi fa neanche più il nome, che ti dice sì, 7, 8 mesi durante la domenica, e ti tira su 120, 130 euro, solo la domenica, quei mesi, così. E qui a mio buon manchiamo a mantenerli in altri anche. Sì. Poi ti racconto. Chi va a lavorare come che fanno altri, se fa, e chi fa la part-time, e dopo si mantiene a chiesa. Ma vedi, no, mi hanno detto che torniamo in Rio, se non altro l'8 per 1000, e dopo ti vedi per televisione chi scheglie ad andare tutti in aereo, vai al terzo mondo, sto 8 per 1000, o che vai in scassea ai parroci, fai busto. Signori, si svegliamo, guarda che mica un'età, sono abbastanza avanzata, però non capisco tante robe, minimi frega mia. Saluti. Grazie, ciao. Beh, questa appunto è anche un'altra testimonianza di vita vissuta a cui non si può certo negare che sia accaduto, e quello che ha riportato l'ha riportato con verità, perché è una cosa che tutti possono verificare. Sì, pronto? Pronto, Francesco? Sì, ciao. Ciao, sono William. Ciao, William. Ciao. Mi potresti parlare per telefono, che sennò non sento niente. Mi senti?
Sì, grazie. Volevo dire quel discorso prima che si è detto della sanità, che è meglio nell'epoca cristiana che non nell'epoca pagana, tutto ciò. In realtà, quando che è stato introdotto il monoteismo, quando è arrivato il monoteismo in Europa, c'è stato un crollo di tutto, cioè, non solo della sanità, di tutto quanto. Infatti la medicina era stata abolita, cioè abolita, diciamo che è stata molto osteggiata, e tante conoscenze mediche, diciamo premediche, legato all'utilizzo di erbe, erboristeria, roba così, sono state abbastanza etichettate, diciamo, come roba che aveva a che fare con la stregoneria, eccetera. Sì. Quindi diciamo che l'arrivo del cristianesimo non è che abbia migliorato, ha peggiorato, scusami, tutto. Infatti il passaggio dall'età classica all'età medievale è stato questo, cioè dallo splendore dell'età classica si è passato al buio, questo è il Medioevo. Infatti il Medioevo è ricordato come un periodo buio. Quindi dire che il monoteismo, che nell'epoca cristiana ci sono la sanità pubblica migliore, eccetera, la sanità ha cominciato a migliorare nel corso dei secoli, man mano che il cristianesimo perdeva la forza. Esatto, perché i cristiani impedivano tutto. Esatto, quello è il discorso, cioè non è assolutamente vero, cioè quando è arrivato il cristianesimo ha fatto peggio. Dopo, nel corso dei secoli, man mano che ha perso la potenza, man mano che si sono introdotte... Le persone sono ribellate? Le persone sono ribellate e dopo è migliorata anche la sanità, è migliorato tutto quanto, insomma. Poi il discorso che la legge non è una legge cristiana, in realtà questo, perché se no non ci sarebbe neanche l'aborto, non ci sarebbe neanche questo. Neanche il divorzio. Non ci sarebbe neanche il divorzio. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di questa legge. Allora, il divorzio e l'aborto non possono essere vietati. In quanto c'è stato un referendum, no? C'è stato un referendum, il popolo italiano, non i politici, non i preti, eccetera, perché erano contrari, la Chiesa, sia il divorzio che l'aborto, ha deciso che deve esserci l'aborto, che deve essere. A questo punto, anche se i cristiani volessero, non potrebbero abolire questo. Ci proveranno, però, dai. Esatto, però intanto stanno cercando di il più possibile, cioè di renderle cristiane il più possibile. Ovviamente non possono fare una legge assolutista che dice no, vietato l'aborto, vietato l'aborto, perché sarebbe incostituzionale. Ma ci proveranno lo stesso? Ma anche questa, anche la legge 40 è costituzionale? Sì, vabbè. Ho capito questo discorso, però buttarla subito che si tocca la borda, si tocca questo, si tocca quello, e non lo potrebbero fare. Comunque ci proveranno, cioè nel senso che la loro volontà è quella. Ma questo è un po' più difficile, nel senso, ho capito, cioè loro è il loro tentativo, ma io non penso questo, perché no, le persone sono intelligenti, sanno cosa rischiano. Ma esatto, ma al di là di questo c'è questa legge che è in contrasto con la legge, quella dell'aborto. Però la legge dell'aborto è stata scelta dal popolo tramite referendum, questo ha un peso minore, quindi messa a confronto, diciamo che secondo questo ragionamento se dovesse andare dovrebbe essere cancellata questa, se c'è una cosa, hai capito come? Sì, ma anche per questa legge, cioè, prima o poi si arriveranno in cui si scoprirà che è contro i diritti dei cittadini, cioè come lo è in realtà. La legge 40 va contro il diritto alla salute delle persone. Sì, no. Ma il discorso appunto che questo è un cercare di reintrodurre il cristianesimo all'interno delle leggi, questa legge 40. Cioè loro fanno dove possono arrivare. Cercano di riconquistarsi? Cioè si fermano là, l'aborto non possono vietarlo, questo non posso farlo, il divorzio non posso vietarlo, cercano di andare dove possono andare, quindi fin là è ovvio che è assurdo il discorso, non ci sarebbe l'aborto, non ci sarebbe questo, non ci sarebbe quello, insomma, c'è la possibilità, cioè all'interno di uno Stato democratico loro devono attenersi alle leggi, alle regole di uno Stato democratico. Però faranno di tutto per sovvertirle, distruggerle e cancellarle. Sì, certo, cioè, si impegnano più che possono, ma... L'importante è che ogni cittadino sia conscio di questo e si dia da fare per impedire che questo accada. Sì. Cioè, sta nelle nostre mani il fatto che non torniamo all'Inquisizione a eroi, eh? Non certo perché, per fortuna, insomma, è perché milioni di persone si sono fatte bruciare sul rogo e che hanno impedito alla fine che la storia dell'Europa fosse solo Inquisizione. Adesso col discorso dell'Europa diciamo che siamo un po' tutelati da resto d'Europa, perché noi come Italia rispetto all'Europa siamo più integralisti come paese, quindi
l'Europa in qualche modo dovrebbe tutelarsi, però vedo dall'altra parte che cos'è, l'Olanda per esempio, sì, ha votato no proprio perché c'era gente come Buttiglione, perché c'erano leggi come la legge 40, e allora questo giustamente lo hanno valutato, non hanno fatto una scelta intelligente, a dire esatto, ok, rischiamo di perdere i nostri diritti. Esatto, anch'io, cioè, se fosse olandese, se fosse francese, so che c'è su un paese come l'Italia, avrei un po', hai capito, cioè, di indecisione. Ovviamente io che sto in Italia mi sarebbe andata meglio che la Francia avesse detto sì. Comunque, vediamo, il 12-13 giugno sarà una bella battaglia. Sì, sarà una bella battaglia anche perché è dal 91, quindi sono 14 anni che non passa più un referendum. Col discorso del quorum che è una truffa, nel senso che l'Italia, per esempio, è una vicina di casa che va in Inghilterra e non può votare perché è proprio... Non si riesce per il referendum, se dovevi votare per eleggere un deputato, sì, quello puoi, che non ci vuole neanche il quorum. Dove ci vuole il quorum, tipo referendum, allora no, non si fa neanche voto, cioè è una roba assurda, insomma, in questo discorso qua del quorum, se è fatto in questa maniera qua, che si va dopo. Pensiamo tutta la gente impossibilitata che è all'ospedale, eccetera, che non può votare, cioè è fasullo il discorso del quorum. Comunque, noi faremo la nostra parte. Faremo la nostra parte, va bene. Va bene, grazie William, ciao. Sì, difatti l'importante è che siamo consci che anche il nostro voto è determinante. Sei pronto? Pronto? Sì, ciao. Buondì Francesco. Ciao. Sono Giuliano. Mi senti? Sì. Mi senti te? Sì. No, pensavo ti avessi già passato la linea. No, sono in diretta. No, io credo che ci sono due problemi che sono alla base di questa situazione. Sì. Il primo è, e si è sentita anche da qualche telefonata, la mentalità del cattolico di voler imporre a tutti i costi la propria posizione. Mentre in una situazione del genere chi vuole questo referendum per abolire questi quattro articoli di una legge fatta di 16-17 articoli, in cui è già molto restrittiva per se stesso, e giustamente sì, come hai detto tu, la Corte Costituzionale dovrà intervenire, perché adesso si è limitata a convalidare e a valutare le proposte referendarie, ma poi dovrà pronunciarsi sulla legge complessivamente, e lì ne vedremo delle belle. Ma questi, cioè la presunzione, l'arroganza di voler imporre a te la loro posizione, cosa che invece al contrario non esiste, perché nessuno obbliga questi signori a fare quello per cui noi ci battiamo. Un'altra cosa che questa è più grave ancora, secondo il mio punto di vista. Vedi, questo referendum, se noi fossimo in un paese cosiddetto civile, probabilmente non sarebbe servito, un paese civile e soprattutto un paese il quale ha delle linee ben determinate nelle forze politiche. Un paese civile, questo referendum, non ci sarebbe neanche stato bisogno di farlo. Perché? E un eventuale nuovo governo, che qualcheduno spera, si spera, si crede che sia completamente diverso da questo, l'anno prossimo prenderebbe in mano questa legge, la cancellerebbe e la rifarebbe di nuovo. Sì. Ecco. Purtroppo non è così. Perché purtroppo un eventuale nuovo governo di questo paese all'interno avrà quella componente. Sarà condizionato. Democristiana, cattolica, bigotta, di quelli che sono assoggettati e che pendono dalle labbra del Santo Padre o del clero, che impediranno che questo avvenga, altrimenti questo referendum si sarebbe potuto evitare di farlo. Certo. Perché l'esempio che io faccio è sempre con la Spagna, una Spagna che non è che ha un'influenza della Chiesa molto inferiore a quella che c'è in Italia, non dimentichiamoci l'Opus Dei, tanto per dire. Sì, è nata in Spagna. E tu lo sai benissimo, quanta influenza e quanto forte. Quanto potere ha. Però al governo ci sono date delle forze politiche che non hanno bisogno di avere i democristiani all'interno del loro governo, e quindi hanno potuto e possono fino a questo momento fare delle leggi e andare avanti col proprio programma senza avere bastoni tra le ruote all'interno della compagine governativa. Qua non lo puoi fare. Esatto. Tant'è che se tu guardi bene, chi è che ha attaccato Fini per quello che ha detto ieri? Vabbè.
i suoi alleati. No, no, ma prova a dire un nome di chi è stato. Beh, un certo Publio Fiori. Da dove viene fuori Publio Fiori? Democrazia Cristiana. Gustavo Selva, da dove viene? Dalla Democrazia Cristiana. Quindi questa piovra che si è insediata dentro dappertutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra. All'estrema destra, non dico all'estrema sinistra, ma quasi, ci manca poco che ci sia anche lì, ma però condiziona anche l'estrema sinistra, va bene? Ecco, questa piovra che si è insediata dappertutto va a condizionare qualsiasi tipo di governo e qualsiasi scelta. Ti dico l'ultima e metto giù, ieri in un dibattito alla 7 pomeriggio in cui c'era la Presti Giacomo, che è più rivoluzionaria di molti di sinistra, in questo, perlomeno in questo caso, è una deputata o senatrice o deputata, la Toia della Margherita, cioè, e mi sembrava una vipera quella della Margherita. Cioè, la sostanza, lei ha detto chiaro però e tondo, sono deputati della Margherita che fanno campagna, con parole chiaro e tondo, questa legge a noi ci va bene e deve rimanere così. Sì. Adesso io mi domando, ma dovrei domandarlo non a te, ma dovrei domandarlo ai DS, a chi andrà a fare il governo con questi qua l'anno prossimo, se vincono, come fai a modificare questa legge? No, puoi modificare. Ecco, ti saluto. Grazie, ciao, ciao. No, difatti quello che è proprio pericoloso è l'asservimento alla volontà ecclesiastica. Sei pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao. Allora, io volevo parlare del quarto quesito del referendum, no? Sì. Di Fondazione Eterologa, e dire che è vecchia la Fondazione Eterologa, come ha detto qualcuno, è vecchia da 5.000 anni, perché secondo la Bibbia, Abramo, che non poteva aver figli da Sara, non ha fatto altro che Sara gli ha dato praticamente, ti leggo il trafiletto così si capisce bene. Allora, Sara, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli, avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sara disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole, unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Se non è eterologa questo. C'è anche un altro passo della Bibbia in cui Dio visita Abramo e dice che sua moglie partorirà, che sua moglie ride e Dio si arrabbia e a quel momento la donna ha paura. C'è nella Bibbia anche questo, insomma. Ecco, tanto per... E altre porcherie. E tanto per dire che non è pornografica, anche là, oppure sulle coppie di fatto, qui Ratzinger si scaglia contro, gli esempi li abbiamo ben lontani, insomma, ecco, no. Da che punto? Sì. Ecco, va bene. Grazie. Ciao. Ciao. No, difatti, appunto, quello che è da pensare è proprio questo concetto di imporre ai cittadini qualcosa. I cittadini dovrebbero essere liberi di scegliere, di fare una loro scelta e ad applicare un qualcosa che gli è più consono. Se voi pensate che il signor Ratzinger si è scagliato contro le coppie di fatto, e cosa fanno le coppie di fatto? Vivono un loro diritto, vivono una loro necessità, un loro desiderio. Che male apportano alla società? Che danno fanno? Nessuno. Se voi pensate che a Vicenza, non andiamo in un paese islamico, il comune voleva istituire un album, un anagrafe, un qualcosa che censisse queste coppie di fatto, è stato impedito che venisse fatto perché la Chiesa Cattolica si è schierata contro questo. Eppure mi sembra giusto che un governo assecondi la volontà dei cittadini, non che gli vada contro. Si parlava appunto della Spagna, un uomo politico dice: io vengo eletto dai cittadini, non sono un servitore, non sono sottomesso alla Chiesa. In realtà stiamo assistendo che tutti sono serviti alla Chiesa, a cominciare dal Presidente della Repubblica, che tace sul discorso della votazione del referendum. Sei pronto? Sei pronto? Raffaello, ciao. Scusami, fermo un attimo, sono sempre in giro. Sì, nessun problema. Eccolo qua. Niente, vorrei dire che anch'io darò il mio piccolo contributo, per quanto sia minimo, insomma. No? Ma è sempre importante. Ma è sempre importante, finché non avrò la forza di essere una persona attiva in questa società, almeno ho la possibilità di andare a votare, anche perché il tempo è sempre poco, tra lavoro, tra curarsi, tra problemi che si hanno nella vita. In questo referendum penso che sia importante andare a votare, andrò a votare chiaramente tutti, sì, mi sembra che sia per abrogare questa legge, insomma, 4 sì.
Sono pienamente d'accordo con voi, che anche con quello che diceva Giuliano, che a me fanno molto paura i rutelli vari e la margheritina e questo e quell'altro. Ma fanno paura tutti i politici asserviti alla Chiesa Cattolica. Asserviti alla Chiesa Cattolica, e fa veramente schifo, perché dovrebbero prima ricordare che lo Stato italiano è nato da lotte anche di persone che non erano cattoliche. Tutta la Costituzione è nata fortunatamente in maniera laica, invece c'è sempre questo asservimento, purtroppo. Se tu pensi che... Non so quanto ce lo porteremo dietro. Beh, faremo di tutto perché sparisca, ci daremo da fare, certo, per questo. Sarà del mio meglio. Dicevi, se tu pensi... No, se tu pensi che addirittura è venuta fuori, non so quanto sia vera però, che il Vaticano avrebbe chiesto ad alcuni uomini politici molto odiati di non esprimere la loro opinione, altrimenti qualcuno per protesta, perché sei antipatico, sarebbe andato a votare. Cioè, ma è sta cosa poi del non andare a votare in questo referendum molto di più che in altri, sì, e sta diventando una cosa perversa proprio, e il controllo sociale secondo me è fortissimo nei paesetti piccoli soprattutto. Se tu pensi che addirittura un prete... Voglio vedere anche le persone che magari sono cattoliche però non frequentano molto la chiesa, che magari vorrebbero andare a votare. Però un prete ha dichiarato che... No, però magari anche per il no, però vorrebbero andare a votare, secondo me verrebbero prese di mira dal... Se tu pensi che questa tua paura l'ha detta anche un prete che andrà a votare. Cioè, ha detto, la Chiesa controlla moltissimo in tanti piccoli paesi e sicuramente avrà una possibilità di controllo sociale molto forte, sì, che potrebbe anche intimorire le persone. Questo l'ha detto un prete. Siamo un paese di molti piccoli paesi, cioè ci sono anche le grandi città medie rispetto ad altre città del mondo, diciamo, perché siamo un paese pienissimo di paesetti, di paesotti, eccetera. Comunque, spero, anche se ho molta paura. Basta affrontare la propria paura, basta affrontarle. Io farò del mio meglio, dopo ho paura che si perderà e non ci sarà abbastanza. Il nostro dovere lo facciamo, certo. Noi siamo cittadini, noi combattiamo per la libertà di tutti. Non imponiamo certo la libertà, però nessuno ce la può togliere la nostra. E quello che potremo fare noi lo faremo. Questa è la differenza, che loro vogliono dirci quello che dobbiamo fare. Sì. Come ho sentito dire, come mi sono fatto l'idea anch'io. Ma se tu pensi, devono sempre dirci quello che dobbiamo fare noi. Sì, ma se tu pensi che il 3 minuti prima un ascoltatore cristiano ha detto, se ci fosse uno Stato cristiano non sarebbe neanche il divorzio. Sì. Senza poi parlare del rapporto che i cristiani hanno con la natura. Sì. La natura non esiste, la natura non è viva, non è morta, è creata da Dio, è una creatura significativa. E quindi con la natura si possono fare gli esperimenti, la vivisezione, con la natura si possono fare il transgenico, possono fare tutto quello che vogliono con la natura. Beh, basta pensare alla posizione della Chiesa sul discorso della dichiarazione della morte presunta per i trapianti. Non si è posto il problema di dire, ma questo fosse ancora vivo, forse si può ancora salvare. No, morte biologica, morte. Lì non hanno fatto problemi del rispetto della vita, della tutela della vita. No, non hanno accettato che si fa così e loro gli andava bene. Ma per il discorso dei trapianti? Sì, dici? Esatto. Per i trapianti? Sì. Va bene, dai, ti ascolto per... Grazie, altro, ciao, ciao. Tante cose diverse. No? Grazie, ciao. Sì, c'è un altro ascoltatore, sì, pronto? Sì, buon pomeriggio. Ciao. Senta, io gli volevo dire solo questo. Lei ha detto che il fatto potrebbe essere intimidatorio perché sì, è uno che non va a votare, no? Sì. Ma stando in codesta maniera la storia, sì, anche da quell'altra parte... Come? È ambivalente. Scusa, se il mio vicino non va a votare, o se che uno che non so non va a votare, certo non lo strozzo, non lo scomunico, non dico che fa peccato. Se un Giulio Andreotti ha detto io vado a votare, poi l'hanno richiamato all'ordine, sì, e gli hanno detto di muoversi, sì, di... Sì, ma scusa, abbi pazienza, io sì, non entro nel merito delle questioni, sì, non sto in questa maniera, io so benissimo strumentare, non me la sta a raccontare, a farmi la storia,
Però, scusa, se questi l'hanno fatto diventare un voto palese, sì, è palese da entrambe le parti. Va bene, dov'è il problema? No, appunto, dov'è il problema? Perché, scusa, se quell'altri sono intimiditi dal fatto di quell'altri, anche quelli che vedono che non vanno a votare, scusa. Il problema è questo qua, ma sta attento, questo qua, il problema è quello del potere. Se una persona è un cittadino, è uguale a me, pari a me, ha i miei diritti. Se io dico che rappresento il Dio in terra, che ho la verità, che posso scomunicarti che sei un peccatore, il mio potere è ben diverso. Cioè, se io ti dico a te che non sei un buon cittadino, a te non te ne frega niente di quello che dico. Chi l'ha detto che è diverso il potere? Tu lo dici che è diverso. Il potere è potere in qualsiasi posto. Sta attento, se un Giulio Andreotti hanno detto io andrò a votare, la Chiesa lo richiama, loro e fa. Mi inchino alla volontà della Chiesa. L'ha detto Giulio Andreotti, cioè, se un Giulio Andreotti si trova in questa condizione, permettimi che qualche altro cittadino si trovi in condizioni più disagiate. No, scusa, allora ora ti pongo un problema. Sì, sentiamo qual è questo. Io sono candidato alla presidenza di una regione. Sì. E nel listino mio c'ho uno che non va a votare. Io lo vedo che non va a votare, no? Giusto? Segui. Io lo vedo che non va a votare, sì, no? Mi segui? Sì, e questo l'ho avuto nel listino con me. Sì. La volta dopo ce lo metto ancora o no? Quindi quell'altro perché non mi teme? Perché non stiamo parlando di interessi. Cioè, il tuo esempio è incongruente e insignificante. Dove è incongruente? È incongruente. Perché io non avrò nessun accanimento verso le persone che non vanno a votare. Dirò che hanno esercitato il loro diritto dovere. Ma tu li vedi? Ma a me chi se ne importa? Io non andrò a controllare, a schedare chi farà questa scelta. Dall'altra parte sì, perché i peccatori devono essere richiamati. Dall'altra parte vanno, fai la stessa roba se gli fa comodo. Io spererei che anche i cattolici andassero a votare. Io spererei che anche i cattolici andassero a votare. Se dopo gli fa comodo ci passano di sopra proprio bene. Non ti stare a preoccupare, se non gli fa comodo. Questo comunque è un problema che lo stesso i cattolici hanno sollevato, perciò guarda. Da entrambi le parti. Se tu cosa fai? Tu vai a votare? Spero di sì, vai a votare. Ma non è corretto. Vai a votare. Non è con te, non cambia discorso. Tu vai a votare, Io vado a votare, tu vai a votare. Ma non cambia discorso. Tu vai a votare. Ma non cambia discorso, che è importante. Noi stiamo discutendo. Che i cittadini. Senti, ascoltami me. IDS hanno fatto un referendum. Non mi interessano i partiti. E allora se ti interessa, di che ragioni? Allora, ascoltami. Io ragiono dei principi, delle leggi, dei cittadini. Me l'ha fatto una domanda. Sì, allora. Tu hai detto che vai a votare. Me l'ha fatto una domanda. Rispondi avanti. E allora ragioni d'attiva. Bene. Questo arriva per caso. Perché vedete, il problema è capire l'origine delle norme, da dove derivano. E l'importante è questo: noi sappiamo che siamo in una situazione di intolleranza e di conseguenza l'intolleranza è sempre qualcosa di pericoloso. Sì, pronto? Ciao Francesco. Ciao. Sono Marco di Marghera. Ciao Marco. Abito vicino a Claudio. Ma ci conosciamo, dai, tranquillo, mi ricordo di te. Senti una cosa, naturalmente andare a votare è un diritto soggettivo, no? Sì. È un diritto a dovere, come dice la legge italiana. Adesso arrivo. Sì, di conseguenza andare a votare è un diritto dei cittadini e anche un dovere dei cittadini in quanto partecipiamo alla vita di questo paese. Sì. La società vive sulla quella partecipazione. A proposito, ma scusami, è stato disturbato, è un diritto sì soggettivo da parte nostra, no? Sì. Cittadini. Però devo dirti che le cariche istituzionali, come il Presidente della Camera, del Senato, e oltre anche i pubblici ufficiali, quelli che lavorano, diciamo così, come dipendenti comunali, regionali, comunque dipendenti da parte delle istituzioni, non possono, cioè se loro vogliono, possono benissimo andare a votare, però non possono istigare l'attenzione perché rischiano anche conseguenze penali. Sì, io spererei. Dai due mesi ai 6 anni di carcere. Speriamo che qualche la magistratura finalmente lavori anche nella direzione. Appunto, se questo referendum vince il quorum, quindi potrebbero fare saltare, no? Sì. A questi politici che hanno invitato a non andare a votare, all'astensione, bisognerebbe fargli pagare le spese elettorali in toto.
Cioè, questa è una proposta che qualcuno porterà avanti. Io ho sentito il deputato, il sottosegretario agli interni Mantovano di AN, sì, in polemica con questi Giacomo Ballarò, ha detto che quelli che ricorrono alla fecondazione assistita, queste donne che ricorrono alla fecondazione assistita, per loro è uno sfizio, cioè, cioè la sterilità non è una malattia, la sterilità non è una malattia, ma è una cosa... Un capriccio. Anche per loro l'aborto è un capriccio. E tante altre cose. Una legge dello Stato che gli impone di piantare 3 embrioni, magari... Malati. 2 magari sono malati, 1 è sano. Cioè, impedire che la ricerca possa andare avanti. E poi tirano fuori il discorso dell'eugenetica, sai, i bambini con gli occhi biondi... Che non c'entra assolutamente niente. Non c'entra assolutamente nulla, perché tanto che ti è venuto... Un esperto, un costituzionalista, che ha detto che ci sono 15-16 divieti, tra cui proprio l'eugenetica. Sì. Alcuni assurdi, ma alcuni anche hanno messo dei paletti. Sì, ma difatti il referendum non è per l'eugenetica, è per il diritto delle persone ad avere dei figli. Avere dei figli sani. Sani, ovviamente, perché è auspicabile che delle coppie abbiano dei figli sani. Sì. Perché posso interrompere anche la gravidanza anche dopo il 4 mesi, no? Sì, però l'importante è che non siano costretti ad arrivare all'aborto perché qualcuno gli ha messo nell'utero a una donna un feto malato, un embrione malato. Questi interventi da parte del Papa, loro che non si sposano, no? Che sono celibi, no? Ma loro l'importa è creare sofferenza sulle persone. Agli altri che non ci devono... quelli che sono le coppie di fatto, no? Le convivenze, le coppie gay... È immorale che ci sono. E le coppie di fatto, cioè, che problema creano nella società? Nessuno. Nessuno. Però sono peccatori. Sono peccatori. E i peccatori, sai, se non si vogliono pentire, vanno sul rogo. E poi si sanno che alcuni dicono, anche questi politici, andate e pensate a fare per gli affidi, no? Per le adozioni. Andate ad adottare un figlio. Ma sai che soprattutto adottare un figio straniero cosa ci vuole, che tra fila burocratica che ci vuole? No, ma lo so per conoscere casi veramente drammatici in questo senso, ne conosco di casi di persona a persona, vada, so benissimo che per chi è un campo minato per chi voglia adottare un figlio. Ma veramente, guarda, siamo veramente, questo è un paese che vorrebbero che diventasse confessionale, cioè un paese... Integralista, cioè... Non ci deve essere libertà di spazio per uno stato laico. Sì, ma loro vogliono uno stato confessionale, cioè, altro che Presidente della Repubblica, grande inquisitore, loro vorrebbero. Comunque, il Presidente della Repubblica, tu hai criticato il Presidente della Repubblica. Sì, perché è stato zitto. Il Presidente della Repubblica ha fatto un messaggio a reti unificate sul referendum della Costituzione Europea. Estremamente muto, è sempre pronto a richiamare il dovere, il diritto dei cittadini, però questa volta si è dimenticato. Ma lui va a votare? Non si sa. Sì, ha detto che lui va a votare. Va a votare, beh, già positivo. Voglio vedere cosa dirà il 24 di giugno quando si incontrerà con Ranzi, che cosa dirà il nostro Presidente della Repubblica. Sì, è censurabile comunque il comportamento delle due altre cariche dello Stato, perché invitare l'attenzione. Perché sono anche persone che sono anche pagate da noi contribuenti. Elette dai cittadini. Eletti ma anche stipendiati da noi perché sono pagati. Ecco, e questi qua dovrebbero essere... Invece di essere rappresentati cittadini rappresentano qualcos'altro. Sono il buon esempio per le istituzioni. Va bene. Va bene Francesco. Grazie Marco. Ciao. Ecco, allora io non passo più nessuna telefonata perché purtroppo siamo addirittura d'arrivo, di là ci sono già i nostri sostituti che ci seguiranno dopo perché Alvise non può venire. Io vi ricordo appunto prendo gli ultimi minuti per ricordarvi una cosa molto molto importante. Il 12 e 13 giugno c'è il referendum sulla fecondazione assistita. Io invito tutti gli ascoltatori ad andare a votare ed impegnarsi, convincere le persone ad andare a votare. E voglio ricordare che la legge 40 è una legge di ispirazione cristiana e la sua motivazione la troviamo nella Bibbia, nel libro della Genesi, quando dice moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Questa è l'ispirazione cristiana della legge 40. Il 12 e 13 giugno
io andrò a votare ed invito gli ascoltatori a fare lo stesso. Ci sentiamo dalle 19 alle 20.